L'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca è un ente pubblico che ha tra i suoi obiettivi la valutazione della qualità della ricerca italiana realizzata nelle università e negli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'Università e della Ricerca. L'ANVUR opera in coerenza con le migliori prassi internazionali di valutazione e in base ai principi di autonomia, imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti. Nel 2011 l'ANVUR è stata incaricata di svolgere la valutazione della qualità della ricerca italiana tra il 2004 e il 2010. Sotto la lente sono finite 133 strutture tra università, consorzi universitari ed enti di ricerca divisi in 14 aree, scientifiche, umanistiche e sociali. Per realizzare quella che è stata definita la più grande valutazione nel suo genere, a livello internazionale, l'ANVUR ha arruolato 450 studiosi per formare i gruppi di esperti della valutazione. I 14 GEV hanno valutato quasi 200.000 pubblicazioni presentate dal personale di ricerca interno alle diverse università, enti di ricerca e consorzi interuniversitari. Articoli su riviste, libri, brevetti, mostre, opere d'arte e altro sono stati valutati in base a criteri di rilevanza, originalità, internazionalizzazione con due diverse metodologie. La valutazione bibliometrica, che tiene conto del numero di citazioni degli articoli e dell'impact factor delle riviste, e la valutazione mediante peer review, per la quale sono stati nominati 15.000 revisori, chiamati ad esprimere un giudizio di qualità sulle pubblicazioni selezionate. Ciascun prodotto, così, è stato inserito in una classe di merito: eccellente, buono, accettabile, limitato e non valutabile. Per ogni struttura sono stati calcolati 7 indicatori di area legati alla ricerca. Questi sono: qualità delle pubblicazioni e dei processi di reclutamento, capacità di attrarre risorse esterne e di istituire collegamenti internazionali, propensione alla formazione per la ricerca e all'utilizzo di fondi propri per finanziare la ricerca, miglioramento della performance scientifica rispetto all'esercizio di valutazione precedente. Inoltre, sono stati introdotti 8 indicatori di area legati alla terza missione per valutare il grado di apertura al contesto socio-economico con attività di valorizzazione e trasferimento delle conoscenze. Tra queste attività, per le aree a vocazione più tecnologica, vengono tenute in considerazione, ad esempio, le consulenze in conto terzi e i brevetti, e per quelle riferibili alle scienze umane, gli scavi archeologici e i poli museali. Questa enorme miniera di dati è confluita infine nel rapporto finale, che contiene la graduatoria di area delle diverse strutture e dei relativi dipartimenti. Il rapporto finale e i rapporti delle singole aree sono stati consegnati nel tempo record di 20 mesi, un mese in anticipo rispetto a quanto stabilito dal decreto ministeriale che ha dato avvio al lavoro. Grazie alla VQR, il Paese dispone oggi di una fotografia certificata della qualità della ricerca italiana, che consente all'interno delle singole aree il confronto tra strutture omogenee, università, enti di ricerca e consorzi. Inoltre, i risultati della VQR potranno essere utilizzati per distribuire la quota premiale del Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università in base a un criterio di merito scientifico.